Buonasera a tutti, benvenuti, accomodatevi, prendete posto. Domani a Trestina ci saranno, si celebrerà la messa delle prime comunioni per i bambini della quarta elementare. Allora ho fatto un regalino ad una bambina e mi è venuto spontaneo scrivere il biglietto così. Ecco, non proprio così. Gesù sia il tuo tutto. Poi quando gliel'ho dato, mi ha guardato e mi ha detto: tutto che? E ho detto: cavolo, tutto, il tuo tutto. Quando tu riceverai per la prima volta questo Gesù tramite l'ostia, che possa essere in quel momento il tuo tutto, il tuo compimento, che non ci sia altro se non Gesù. E questo è quello che vorrei dire a voi, che questa sera Gesù sia il vostro tutto, che possiate veramente abbandonare tutto il mondo che vi lega con le preoccupazioni, con le ansie, le cose da fare domani, da fare fra un'ora, che questo momento, che quest'ora passata insieme sia il vostro tutto con Dio, che possiate lasciare tutto a Lui e che Dio possa essere il vostro tutto. Lasciatevi andare, cantate, cantate a squarciagola. E la musica sarà altissima, quindi nessuno sentirà le imperfezioni, se ci saranno stonature, se ci saranno sbavature. Quindi lasciatevi proprio andare perché Dio possa essere il vostro tutto in quest'ora. Lasciate andare tutta la lode a Lui. Rendete grazie solo a Lui perché questa sera sicuramente Dio ha voluto che foste qui alla sua presenza. E facciamo tutto questo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ci alziamo in piedi. Grande.
e se Dio è con noi non temiamo alcun male. Cantiamo forte. Svegliaci, Signore Gesù, risveglia il nostro cuore. C'è un suono che amo sentire, sono i passi del Re che viene tra noi, mentre cantiamo lodi a Lui, vede la fede dentro. Suono che amo sentire, sono i passi del Re che viene tra noi, mentre cantiamo lodi a Lui, vede la fede dentro noi.
Signore Gesù, grazie perché nessuno è come te, Signore. Grazie perché tu sei venuto a salvarci. Grazie perché a pronunciare il tuo nome ogni cosa cambia, ogni cosa prende bellezza, perché il tuo nome è stupendo. Tu eri il Verbo nel principio, presso Dio l'Altissimo. Gloria che era nel creato, ora in Cristo viva è. Che magnifico nome è, che magnifico nome è, il nome di Gesù, mio Re. Che magnifico nome è. Che magnifico nome è Gesù, il tuo nome. Creare l'uomo tu hai voluto, portando il cielo qui tra noi. Sul mio peccato hai Gloria si spande perché
Spirito Santo, come
immenso amore, Santo Spirito, brucia dentro me quando invoco il tuo nome, quando invoco il tuo nome, quando invoco il tuo nome. Vieni Santo Spirito, vieni in questa chiesa, vieni in tutti i nostri cuori, vieni nel cuore di Fabio, nelle sue parole, rendilo un tuo strumento perché possa parlare di te, parlarci di Dio, perché tu possa inondarlo d'amore, del tuo santo amore. Vieni Santo Spirito. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Mi va piada me, assato. Accomodatevi, attacca qualche microfono, Ricky veloce che fischia, lo stacca il mio, vi vedo che siete curiosissimi, vero? Domande? Dovete fare qualche domanda? Perché si vede? Allora, qui dentro è un po' abbassa un po' il microfono che tanto sentono. È un po' il mio bagaglio culturale, direte, è un po' piccolo, effettivamente è piccolo perché non è che abbia un grande bagaglio culturale, anche perché le scuole ne ho fatte poche, ero anche un po' somaro, quindi mi sono dato tanto da fare. Però ho un po' di bagaglio culturale che voglio condividere con voi. Sono proprio libri. Oh, un bellissimo libro di musica. Quando ho iniziato a suonare la batteria, chiaramente iniziando uno strumento non è che ti spiegano solo lo strumento, ma ti fanno una panoramica della musica, come un po' alle medie. Però questo è un libro specifico dove ho iniziato un po' il solfeggio, le note e tutti i stili musicali. E questo mi ha aiutato a crescere il mio amore per la musica, sicuramente. Quindi è stato fondamentale nella mia vita. Poi ho iniziato la batteria, a studiare più profondamente la batteria. Questo è il libro, vedete, anche usato, non c'è più la copertina, però per tutti i rudimenti della batteria, per velocizzare le mani, per essere indipendenti tutti gli arti. E mi ha aiutato tantissimo anche questo libro per iniziare a suonare la batteria. Poi vediamo, questo libro non l'ho letto io, ma l'ha letto la Marti, il grande libro del bambino che mi ha regalato mio cugino quando era nato Camillo.
Questo lo leggeva la Marti e poi me lo ridiceva a me, perché è abbastanza grosso. Io appena vedo una cosa del genere c'ho la repressione. Repulsione. Però ci ha aiutato tantissimo a crescere i nostri figli. Perché? Perché chi ha dei figli lo sa, quando nasce il primo figlio tutti danno i consigli, sanno tutto loro, ognuno diverso dall'altro, e quindi tu non ci capisci più niente. E prendere in mano un libro che ti spiega è proprio da quanti? Da 0 a 3 anni, ok? Ti spiega tutti i comportamenti dei bambini, chiaramente scritto da persone competenti, e ci ha aiutato tantissimo a risolvere quei piccoli problemi, colichine, insonnia e quant'altro. E noi infatti, appena c'è qualcuno che partorisce, gli regaliamo questo libro. E questo mi ha aiutato tanto, diciamo, a essere genitore, soprattutto nei primi anni di vita, quando nessuno nasce imparato, chi lo sapeva come si poteva essere genitori. Poi vediamo un libro di topografia che l'ho studiata pochissimo a geometri, però sicuramente mi ha aiutato nel mondo del lavoro, nel lavoro che faccio, insomma c'è topografia, chiaramente non so le formule, adesso è molto più pratico, però mi ha aiutato tantissimo a conoscere il lavoro che sto facendo e mi ha dato un po' le basi. Quindi ecco che è un bel bagaglio culturale anche questo. Sono finiti? Il penultimo è il mio quaderno di caccia degli scout. Questo l'ho fatto io, però lo facevo, ci sono dentro come si fa, come si riconoscono gli animali, come si accetta, come si riconoscono le piante, i nodi. Ogni scout, diciamo, ha il suo quaderno di caccia dove appunta tutte le cose per migliorarsi, per riconoscere meglio la natura, per rispettare la natura. E anche questo mi ha servito tanto ad apprezzare la natura e a crescere con dei valori come quelli dello scoutismo, del servizio al prossimo. Poi l'ultimo, che mi ha aiutato a imparare a suonare la chitarra, il classico canzoniere, che in fondo ci sono tutti gli accordi, quindi da qui ho iniziato, e poi con le canzoni suonavo tutte le canzoni, no, che conoscevo, con gli accordi. E questo mi ha aiutato tantissimo a imparare a suonare la chitarra. Come vedete sono tutte cose che mi hanno insegnato dei libri. Però c'è una cosa fondamentale che nessun libro mi ha aiutato a capire, ed è l'amore nel fare tutte queste cose. Il grande libro del bambino è bellissimo, ma se uno poi non ha l'amore per il figlio, è carta straccia. Il canzoniere per imparare a suonare chitarra è bellissimo, poi se uno non ha l'amore di suonare, l'amore per la musica, è difficile che riesce a imparare a suonare uno strumento, come tutti gli altri libri. Quindi è fondamentale avere amore e mettere amore in quello che uno fa. E poi quindi ognuno avrà il vostro bagaglio culturale, però è veramente una sciocchezza questo, l'importante è avere l'amore. Vi parlo di amore perché chiaramente il Vangelo di domani di oggi, parla proprio dell'amore. E io mi sono fatto questa domanda: tutti cerchiamo l'amore e tutti facciamo le cose con amore. Però l'amore a oggi è un po' molto, molto confuso. Perché? Perché per amore una giovane, magari ragazzina che rimane incinta, per amore del figlio e di se stessa, abortisce, cioè uccide suo figlio. Per amore possiamo dire che Putin sta liberando un popolo dal nazismo.
cioè Putin pensa che è amore, come Zelensky sta difendendo il suo popolo e le sue città, e vediamo che purtroppo la guerra è dannosa per tutti. Per amore possiamo dire che Hitler, per amore della razza ariana, ha fatto quello che ha fatto. Per amore è lo slogan che a tutti i gay pride, legato a amore libero, amore, come dicono, libero o fluido, no, com'è? Ecco, l'amore, io credo che oggi c'è una grande confusione. Guardiamo questo filmato, è simpatico, è proprio che sottolinea questa confusione che c'è oggi della parola amore. Sì. Dio, se nel mondo esistesse un po' di bene e ognuno si considerasse suo fratello, ci sarebbe meno pensieri. Bravo, e meno Dio, se nel mondo esistesse un po' di bene e ognuno si considerasse suo fratello, ci sarebbe meno pensieri. Bravo, e meno pene. Noi condividiamo. E il mondo ne sarebbe assai più bello. Ma ora siamo davanti alla corte d'assise e lei è imputato di 16 omicidi. Allora vorrei ricordarle che lei di questo si deve occupare. Rimandalo un po', perché è simpatico. Il video me l'ha gusto rimandare. Alzate. Se nel mondo esistesse un po' di bene e ognuno si considerasse suo fratello, ci sarebbe meno pensieri. Bravo, e meno pene. Noi condividiamo. E il mondo ne sarebbe assai più bello. Ma ora siamo davanti alla corte d'assise e lei è imputato di 16 omicidi. Allora vorrei ricordarle che lei di questo si deve occupare. Ecco, capite? Anche una persona come Pacciani ha dei pensieri di amore per il fratello, però era imputato di quanti omicidi. Quindi c'è tanta, tanta confusione, e questo lo vedete. Ma per fortuna noi abbiamo il nostro Signore che ci aiuta in questo, a comprendere qual è il vero amore, perché è difficile amare. E Gesù con il Vangelo di oggi ce lo spiega. Ascoltiamo il Vangelo. Uscito Giuda, Gesù disse: ora il Figlio dell'uomo riceve gloria da Dio, e anche la gloria di Dio si manifesta per mezzo del Figlio. Se il Figlio dell'uomo agisce in modo da manifestare la gloria di Dio, presto anche Dio darà la sua gloria al Figlio. Figli miei, per poco tempo sono ancora con voi. Voi mi cercherete. Ma ora dico anche a voi quello che ho già detto ai capi ebrei. Dove io vado, voi non potete venire. Io vi do un comandamento nuovo. Amatevi gli uni gli altri. Amatevi come io vi ho amato. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se vi amate gli uni gli altri. Gesù è chiaro: amatevi gli uni gli altri, ma la cosa più importante che ci dice in questo Vangelo che ci serve questa sera è come io ho amato voi. Quel come è la chiave per amare. Perché uno può dire amati e ti ami. No, Gesù è chiaro, come ha fatto lui, bisogna fare noi. E non c'è niente da capire. Quello che ha fatto lui lo dobbiamo fare noi. È venuto apposta sulla terra perché ci ha insegnato ad amare. C'era un vescovo che diceva che il Vangelo, la Bibbia, è il libretto di istruzioni della nostra vita. Quello che noi come ci dobbiamo comportare. Quindi quando ognuno di voi ha dei pensieri, come posso amare questa persona, come posso fare per amare il mio lavoro, come posso fare per amare il mio nemico, la risposta è una, non ce ne sono altre. Non bisogna andare dagli amici a chiedere i consigli. Quello sì, se i consigli poi arrivano da Dio, da Gesù. Gesù è chiaro. Infatti
vi lascio, ho l'ultimo libro che l'ho messo sulla taschina davanti, il più prezioso di tutti, ed è questo Vangelino che io ho ricevuto, credo, quando facevo le superiori, che andavo a confessarmi da Don Livio, che poi è diventato il mio padre spirituale, e mi ricordo che lui, alla prima confessione, mi diede questo Vangelo e mi dice: tu prendi un'uniposca e inizia a leggere il Vangelo e a sottolineare. E questa è stata per me veramente una grazia grossa, e lì ho incontrato il Signore in questo piccolo Vangelo, perché il Vangelo è come ha amato Gesù. Quindi, se vogliamo amare come Lui, è tutto scritto, non c'è niente da inventare, è tutto scritto qua. Quindi l'importante è leggere e comprendere il Vangelo. È scritto anche nella Bibbia, però magari la Bibbia è più difficile comprendere, no? Il messaggio di Dio, se non si è aiutati. Ma il Vangelo è una storia, è veramente quello che ha fatto Gesù. Cioè, bisogna fare quello, non bisogna fare altro. Quindi adesso questo Vangelo è tutto sottolineato. Io vorrei fare una preghiera e poi questo Vangelo ve lo passate, e ognuno, io per esempio non ci vedo più, è scritto molto piccolo, però magari con la luce del telefono apritelo e leggete una frase che io ho sottolineato, l'avrò sottolineato 30 anni fa. Quindi pensate che bello, io una frase che ho sottolineato 30 anni fa, voi adesso la rileggete, il Signore ve la dona stasera a voi. Alzatevi in piedi, Leti accompagnaci. Voglio pregare il Signore per ognuno di voi, perché comprenda l'importanza del Vangelo. E se avete ascoltato bene il Vangelo, dice: se vi amate gli uni gli altri come io vi ho amato, il mondo vi riconoscerà miei discepoli. Quindi noi saremo testimoni. Noi stasera c'è tante cose in giro, c'è la finale dell'Eurovision. Noi stasera siamo qua e credo che è una bella testimonianza donare un sabato sera alla lode al Signore, come le messe domenicali, la nostra presenza, la nostra gioia nel vivere questi momenti, la gioia nello stare insieme. Questo è l'amore che mettiamo nelle nostre cose che facciamo. E vi faccio vedere l'ultimo video che mostra veramente quando uno dice: ecco che io riconosco l'amore, veramente si riconosce la presenza di Gesù. E in Instagram e nel web si vedono tantissimi video, ma come questo che voi vedete, che fa commuovere, tutti quanti possono dire: questo è amore, e non è nient'altro che quello che poi, se ci pensate, ha fatto il Signore per ognuno di noi. Ecco che è facile riconoscere l'amore, è proprio facile.
però è molto molto importante. Quindi prego per ognuno di voi che possiate essere testimoni e possiate riconoscere il vero amore in tutte le cose che fate, e soprattutto nell'aiutare gli altri, nell'aiutare il prossimo. Signore Gesù, aiutaci in questo, aiutaci a essere tuoi testimoni. Adesso vi girate questo Vangelino, poi me lo ridate, mi raccomando, e continuiamo la nostra lode. Faremo un canto nuovo, il testo sarà difficilissimo, non è vero, è il Padre Nostro, quindi è facile, è un pezzo nuovo, però continuiamo a ringraziare il Signore per questi momenti. Vai sul palco, veloci, vai, vai, vai. Continuiamo a ringraziare il Signore, e il Signore ci donerà veramente una vita sempre piena di amore. Grazie Signore Gesù, gloria a te.
Grazie, Signore. Lode a te perché possiamo riconoscerti nell'amore dei fratelli. Ti possiamo riconoscere Padre, Figlio e Spirito Santo. Grazie, Signore Gesù, per il tuo amore donato senza nulla in cambio. Ammira il cuore del Padre, tesoro riversato su di noi, l'abisso del mistero è proprio lì che tu ci vuoi. La vita vera viene da lui come la luce dal sole. Padre, sei scudo, nulla mai mi colpirà. Ammira il Figlio suo, leone, agnello offerto per noi, il Dio fatto uomo, uomo vero sei Gesù. Ucciso per amor del mondo, si versa il sangue suo. Gesù il Messia, il giusto che morì. Lui ha trionfato. Soffio nelle tue
tu che eri e che verrai, guidami tu, sia fatta la tua volontà. Discendi per salvarmi, oh Dio, e grido a te, la mia lode sia il tuo trono. A casa tu, mio Dio, mi condurrà. Grazie, Signore Gesù, per questa serata piena di te. Grazie perché sei stato il nostro tutto. Grazie, Signore Gesù. Prima di terminare con l'ultima canzone dedicata a Maria, visto che questo mese è anche dedicato a lei, vi lasciamo con il prossimo appuntamento, che sarà sabato 11 giugno presso, sempre alla chiesa di Promano, c'è scritto, e canteremo insomma il canto a Maria e facciamo gli auguri a Samantha, che non la vedete stasera, l'avete forse intravista, ma c'è un fiocco rosa qua, è nata la sua bella Amalia e quindi l'abbiamo portata con noi questa sera nella nostra preghiera. A me personalmente è mancata tanto e niente, la prossima volta, se a Dio piacendo e ad Amalia piacendo, sarà con noi. E finiamo insieme con la canzone Maria. Io aggiungo che preghiamo Maria da ormai 15 giorni con i bambini dell'oratorio, tutti i giorni, perché possa far tornare la pace in questo mondo. E ieri con Riccardo leggevamo la storiellina dei tre pastorelli di Fatima, che appunto disse che nel 1917 apparve a loro proprio per farli pregare, stimolandoli a pregare, perché doveva tornare la pace, perché all'epoca appunto, come ora, c'è questa bellissima, stratosferica, bruttissima guerra. E quindi proprio per questo cantiamola proprio come una preghiera, perché Maria interceda per la pace. Scusate, prego. Ha visto che fate il prossimo concerto l'11, e io il 12, a Dio piacendo, verrei ordinato sacerdote. Allora, non so se ci sarò, perché magari faremo una vera preghiera da un'altra parte, però voi altri una preghiera ditemela. Anche due. Ecco, questo era. Grazie. Signor, te ci mantenga. E, la benedizione, noi due preti ce l'avemo qui, la da il chitarrista, il padre. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. A lode di Dio. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della morte, adesso è nell'ora della morte. Amen. Amen.
secundum verbum tuum. Fiat mi, secundum verbum tuum. Fiat mi, secundum verbum tuum. Fiat mi, secundum verbum tuum. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della morte, adesso è buonanotte a tutti.